Il bambino si identifica, trova la sua identità attraverso gli occhi della madre all'inizio. Lui non sa chi è. E questo è il primo condizionamento che noi riceviamo. Nel momento in cui la mamma ci guarda, ci tocca, ci avvolge con la voce e ci ama, ci fa sentire accettati, apprezzati, amati, riconosciuti, compresi. E questo è per me, non tutti vi diranno questa è la mia valutazione immediata. Il secondo bisogno è la relazione, creare relazioni, perché attraverso questa relazione noi iniziamo a sentirci, primo di esistere, è la nostra esistenza. Se una madre non guarda il bambino non sa di esistere, sente dolore, ma non sa a che cosa è dovuto. Allora il secondo bisogno è il bisogno relazionale e il terzo bisogno è quello di autorealizzazione. Questi bisogni sono uguali per tutti gli esseri umani in tutto il mondo. Come vengono soddisfatti è diverso e cambia a livello culturale. Okay? Per cui il nostro benessere, quello che vi ho fatto sentire per un secondo prima, è relativo a queste tre realtà. Bisogno, avete mangiato stamattina, per cui il vostro stomaco è pieno, avete riposato più o meno bene stanotte, siete coperti, avete i gomiti, le giacche, bisogni biologici sono soddisfatti. I bisogni relazionali, siamo qui in cerchio, ci guardiamo, siamo simili, abbiamo degli obiettivi molto vicini, siamo venuti tutti qui alla rive, qualcosa ci accomuna, che bello! Non sono pazzo come nel sistema che quando parlo di queste cose mi dico questo è scemo. No, aspetta, i vecchi amici che non vi capiscono più. Sono dei rami secchi, ragazzi. Ma non perché loro sono rami secchi, sono i vostri rami secchi. Sono stati utili. De Mello dice grazie perché abbiamo ballato assieme questa sinfonia. Grazie. Adesso vado a cercare qualcun altro con il quale ballare questa nuova sinfonia. Non è perdita. Ciò che lasciate non è perdita. È ciò che non fa più parte di voi. Potrebbero essere anche compagni e compagne. Perché avete un senso del benessere diverso. Io sono stata sposata. Ho avuto altri due compagni. Ma con Antonio abbiamo sognato, abbiamo costruito, abbiamo camminato, abbiamo litigato, abbiamo discusso, ci siamo massacrati reciprocamente, ma abbiamo camminato assieme. Li amo tutti, quelli di prima. Li amo come persone, grazie per ciò che mi hanno dato, grazie perché mi hanno permesso di arrivare qui. Fanno parte di me, ma non sono più nella mia vita. È passato. Spesso noi viviamo nel passato, abbiamo paura del futuro e ci perdiamo il presente. E sapete che presente è uguale a dono? Present. Dono. Ed è un dono che abbiamo ogni secondo della nostra vita. E allora usate questo dono. Siete qui.
siete vivi, avete attorno una meraviglia unica, avete attorno persone, se non proprio nel vostro appartamento, ma ci sono. Terzo bisogno, autorealizzazione. Sentirsi, cosa vuol dire realizzarsi? Come fai a realizzarti? A me hanno insegnato studia, perché così troverai un lavoro. Mi raccomando, io forse sono stata una delle prime. Indipendente, eh? Non devi dipendere da tuo marito. Autonoma. Cacchio, se sono diventata autonoma. È che nel frattempo mi sono persa i pezzi. Sono diventata tanto autonoma che non chiedo a nessuno. Mi è difficile oggi chiedere. Anzi, mi è più facile guidare. Ma forse gli altri non vogliono farsi guidare da me. Allora, cosa vuol dire autorealizzata per voi? Scollocarsi un percorso di scelte, scollocarsi un percorso di consapevolezza, scollocarsi un percorso di conoscenza di sé. Scollocarsi è comprendere quali sono i nostri bisogni e, al di là del livello culturale che noi abbiamo, e ognuno ha il suo, culturale parlo anche di dove siamo nati, in che famiglia siamo nati, che famiglia ci siamo scelti, che lavoro ci siamo scelti. Comprendere che oggi non siamo più quelli di prima. Come facciamo a cambiare? Sapete, c'è una frase che tutti diciamo e che da un lato è bellissima e dall'altro è bruttissima. Sì, ma gli altri mi devono accettare così come sono. Vero? Falso? E allora adesso vi do un'altra chicca. Come fa una cosa ad essere vera e ad essere falsa? Siamo più cose. Sì. Perfetto, ma gli altri mi devono accettare così come sono, con le mie cose belle e le mie cose brutte. Vero? Perché se il cambiamento continuo una cosa può essere vera dopo un po' non più. Ok. Allora ti accettano, però sono liberi di cambiare strada. Ok. Perché la mia realtà non è la realtà degli altri. Io sono libera di cambiare. Benissimo. Ma io vi do un'altra cosa. Vi ho detto che faccio riferimento sempre ai bambini. La bussola del vero e del falso, del giusto e dello sbagliato, noi la chiamiamo di matrigna cultura. È culturale. La bussola di madre natura è un'altra. È piacevole, spiacevole, utile, dannoso. Spontaneità. No, no, del bambino, sì, del bambino. Del bambino fino a 8-9 mesi, sì, ragazzi, perché dai 9 mesi in avanti l'abbiamo già fregato. Sì, sì, sì. Perché a livello sociale noi dobbiamo rispondere. Certo. Ok, il bambino che piange di notte, il genitore è imbarazzato perché sta disturbando qualcuno. Sì, sì, anche se gli altri gli dicono che non è niente. È lui che si sente in imbarazzo. Sì, 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 sì. Oh. Ok, allora, piacevole, spiacevole, utile, dannoso. Quando una cosa l'ho sempre fatta per tanto tempo e fino a un certo punto mi è stata utile, perché in effetti ho lavorato, forse ho messo via anche dei soldi, mi sono comprata la casa, ho fatto un mutuo, che era quello che volevo. È utile? Sì che è utile! Io voglio avere una casa perché i miei genitori mi hanno detto pagarla a fine, dai. Pensa quanti soldi dai via regali. Con la stessa cifra ti fai il mutuo. Peccato che non mi hanno detto che la casa non era mia fino a che non l'avevo finita di pagare ed era delle banche.
e io lavoravo per le banche, mica per me. Mutui di 30 anni, ragazzi, veramente ci sono 30 e passa anni di differenza, è una vita, 30 anni di mutuo. Ok, ma l'abbiamo fatto, non so quanti di voi, ma molti l'hanno fatto e sono stati felici di farlo. E sapete che sento molta gente che dice, vorrei farlo, sì, ma ho la casa, non riesco a venderla. Quando venderò la casa cambierò vita, perché così ho i soldi. E quando venderò la casa, quando? Sì. E se nel frattempo invecchio, noi ci chiamiamo tempo di vivere. Il tempo di vivere è ora. Il tempo è l'unica cosa che non abbiamo indietro. Questa è fondamentalmente una paura di perdimento. Non lo so. Le scelte sono sempre sane. L'importante è che siano scelte. A me non interessa cosa voi sceglierete di fare. Non è magari l'ecovillaggio la vostra strada, se per voi è piacevole e entrate nel vostro benessere, è la scelta migliore per voi. Non esiste una scelta migliore in assoluto. Si è tutti insieme, quindi si fa una scelta comune di benessere. Cioè, per stare insieme dobbiamo avere la stessa vision, è quello che ha detto ieri Jenny. Se non abbiamo la stessa vision, difficile che stiamo assieme. Vision e mission, entrambe le cose, perché la vision è facilmente condivisibile. Se noi guardiamo le vision dei vari ecovillaggi, sono tutte molto simili, non è che vision e mission assieme. Allora, sì, possiamo essere uguali? No, anzi, per noi la ricchezza è la diversità, non ce n'è uno uguale all'altro. Il punto è, se nelle nostre diversità siamo forze centrifughe o centripete, andiamo verso il gruppo, andiamo verso l'individuo. L'individualismo o l'individualità? Mettendo al centro noi stessi. E ma allora egoismo. È il tutto o niente. Allora, per arrivare a questo equilibrio, che è armonia, non è equilibrio. Mi contestano spesso questo. L'equilibrio per me, io lo visualizzo come una bilancia. Un equilibrio, un asse di equilibrio è sto così e non cado né di qui né di là. L'armonia è armonica, è alti e bassi, è suoni. Sono anche suoni diversi, suoni che si armonizzano, che si armonizzano nell'insieme e creano questa cosa meravigliosa che è una sinfonia di suoni diversi, armonizzati fra di loro. È movimento, non è staticità. Come faccio io, persona, individuo, a entrare in contatto con altri, creare questa relazione, se io non conosco me stesso? Come faccio? O conoscere se stessi non è così semplice, non avviene dal logico ormai. E allora non ci muoviamo mai, arriviamo a 80 anni, forse non ci conosciamo neanche, allora stiamo fermi lì. No! No. È
la volontà al cambiamento, è l'intento. Una delle cose che noi abbiamo scritto nella nostra mission è: io so che gli altri mi faranno del male, ma so che non lo faranno con l'intento di farmi del male. Non è facile. Quando uno ti attacca, ti senti attaccato e ferito. Il passaggio successivo è: mi hai fatto male, ma io so che non l'hai fatto per farmi male, ma perché è dentro di te. È un po' quello che dicevo io di essere amici. Il punto non è il dolore che io provo, il punto è comprendere da dove arriva questo dolore, andare verso questo dolore, questa fatica. Ed è un impegno. Allora, iniziamo a farlo con noi questo impegno. Partiamo da noi. Quanto ci vogliamo bene? Da accettare anche i nostri limiti. Voglio una comunità, ma non sono capace di usare un bagno in 10 persone. È una cagata, ragazzi! E c'è chi sta in bagno 2 ore e chi stia 3 minuti. Allora, iniziamo a riconoscere i nostri limiti e scegliamo come possiamo superarli. E iniziamo a farlo ora, mentre non abbiamo ancora una comunità, mentre non ci siamo ancora scollocati da un lavoro. Per chi non si è ancora scollocato, se no, voi non iniziate a prepararvi ora perché volete arrivare là, per cui quando troverò il posto, quando troverò il gruppo, quando troverò non so che cosa, mi licenzierò. E quando mi licenzierò avrò i soldi per comprare, per dare un piccolo anticipo per comprare il terreno. Nel frattempo dove vado a vivere? Ok, c'è l'inverno anche, lo diceva ieri Edoardo, sì, ragazzi. Sì. Sogno, vado a vivere in tenda e poi io Gabriella, mi devo vedere in tenda. Quando mi cade la goccia qui. Con i vestiti sporchi del cantiere. Ok, e magari come qualcuno, a noi uno che se non mangia all'una, una e un quarto, impazzisce. È pronto? Quando mangiamo è pronto? E chi se lo prepara? Anche non no! Anche no! Ok, allora, il senso... sono le piccole cose, noi guardiamo le grandi, wow che bello, no? Quanto conoscete i vostri limiti? E quanto siete disposti ad ammetterli? Al di là di moglie, figli, cugini, nipoti, pinco pallo, voi? No, non posso perché i bambini piccoli. No, non posso perché i bambini grandi. No, non posso perché... No. A volte dico delle cose e la gente non mi capisce e capisco che ho detto in un... Come si fa? Cosa vuol dire amore? Bombarello a Milano... Al di là dell'amore che è l'amore che ci vede in questo momento. Amore all'interno di una coppia, amore rispetto ai figli, cosa vuol dire? Per voi, non per me. Iniziate a conoscervi. Iniziate a guardare voi stessi. Cosa è per voi l'amore? Quanti di voi dicono devo andare a lavorare? Tu lo dici? Okay. E se io ti dicessi, sei tu che scegli di andare? Ah.
Hai ragione. E chi ti ha detto che si può vivere solo in una casa con l'affitto? Ci sono persone che vivono sotto i ponti. Ci sono persone che... Ok. Si può vivere in un modo diverso. Ci hai pensato? Sono tutte che ci sto pensando. E questo è il subaffitto. Mi sto chiedendo come fare ad accettare un estraneo in casa. Perfetto, devi conoscerti. E qui vi do il senso. Ho parlato di lavoro perché ritengo che la questione lavoro, economia e gruppo siano le cose più importanti, cioè le difficoltà più grosse che noi andiamo ad affrontare. Bene. Partiamo dal lavoro. Il lavoro, come faccio a pagare l'affitto e le bollette? Capisco. Ma se questo è un mio problema, siccome sono là, nel mio benessere, volo, là ero felice? No. Allora, da là voglio arrivare qui. Non scappo dal lavoro. Ci sono persone che... Basta, non ne posso più, domani mi licenzio. E lo fanno. E c'è gente che li ammira. E io dico no, non fatelo. Quello è un via da. È un via da. L'obiettivo doveva andare, non vai verso. Ok, non vai verso. Come fate ad andare a Milano se non sapete che volete andare a Milano? E quando ci siete, se non c'era scritto il cartello Milano, è perché vi è scappato quel treno, non l'avete visto. Cacchio, sarà Milano. Ok, allora, lavoro. Voi state scegliendo di lavorare. Scegliendo tutti di lavorare perché? Perché volete pagarvi l'affitto, pagare il mutuo, pagare le bollette, mangiare come volete voi, comprarvi il cellulare, vi inviterei a tirar fuori i vostri cellulari e a vedere quante ore del vostro tempo di vita sono andate in quel cellulare. Vi inviterei a guardare in casa vostra quante ore del vostro tempo di vita sono finite negli oggetti inutili che avete attorno, quanto il televisore che ci dà delle notizie stupende ci è costato, quanto tempo io spendo davanti al televisore a guardare il telegiornale e non guardo negli occhi il mio bambino, mio marito, mio figlio e la mia amica. E quanto tempo di vita ho utilizzato per andare a lavorare e comprarmi i 4 salti in padella? Perché non ho tempo! Cacchio! E poi il sabato e la domenica devo pulire la casa! E sai, la casa l'ho fatto io, ragazzi, ve lo sto dicendo perché è mio! Ero piena di soprammobili, ma piena! E per pulirli dovevo sollevarli, pulire sotto, sollevarli, levarli. E che cazzo! 4 ore del mio tempo, mi sono accorta a 40 anni, che avevo 40 anni, perché non riuscivo a fare le cose velocemente come facevo prima. E ho detto, cacchio, sono invecchiata. Rallenta, rallentate. Prendetevi il tempo. Allora, il lavoro lo volete fare? È una vostra libera scelta per permettervi tutto questo. Molto di più del bisogno biologico. Perché noi per nutrirci possiamo mangiare un pezzo di pane e un bicchiere d'acqua. Ci sono tante erbe commestibili, ma noi mangiamo i salti in padella. C'è qualcosa di mezzo fra qui e qui? E io non di io, Gabriella, mi sono detto no, io non voglio mangiare pane e acqua. No, non voglio neanche i 4 salti in padella. In mezzo cosa c'è?
Ciao. Ok. No, io voglio mangiare il gelato, un giorno sì, un giorno no. Voglio la pizza. Mi togliete una serata al ristorante dopo che lavoro tutta la settimana? Le ferie? Allora, se la mia è una scelta di andare a lavorare, che faccio per, non perché devo, perché voglio pagare questo, pagare l'altro, pagare. Ok, quadro, bene, questo è il mio quadro. Cosa posso cambiare all'interno di questo? I vestiti, ragazzi. Aprite i vostri armadi. Vi potete cambiare tutti i giorni per un anno di fila, 365 giorni all'anno. Su questo punto di vista. Ok. No, non per... No, ma è chiaro. Adesso ti dico, sono avanti. Ma non è vero che sono avanti. Perché poi io sono arrivata qui col camion. Sette, otto, nove, dieci. Mi cambio 10 giorni di fila. Per cui tengo 10 cambi. No, non è vero. Sto 5 giorni uguali. Forse posso ancora ridurre. No, ma finiamo. E lì mi faccio la scusa, ragazzi. Le scuse sono... Noi siamo bravissimi con le scuse. E no, ma non posso mica buttar via la roba. Perché... E poi domani me ne vado a comprare dell'altro. E lì, se non ingrasso e non dimagrisco, mi va bene, no? 42 paia di pantaloni neri. E casomai si bucassero. Ma poi quando si bucano... Si butta via la roba. Mi cuccio. Questo deve avere, ecco, c'è un buchino, ma io l'ho cucito, non si può buttare via, dai, è uno spreco, contraddizione. Ci sono i ricordi affettivi. Poi ci sono i ricordi affettivi, quello è l'altro campo ancora. Ok, vi sto parlando di un'area della vostra vita, una, il lavoro. Come potete diminuire le vostre ore di lavoro e guadagnare il tempo di vivere, ma non solo di vivere, di progettare la vostra vita, di conoscervi col gruppo con il quale volete andare. E no, ma sai, 4 anni, noi siamo partiti in 2, siamo diventati 4, siamo diventati 12, 15, 20, siamo tornati in 2, non abbiamo tempo di vederci. Ma quando? Il lavoro, la distanza, i figli, i nonni, gli zii, i cugini. Posso mica non andare al compleanno di mio cugino. E poi mia mamma ci rimane male, la famiglia è la cosa più importante. La famiglia con la F maiuscola. Ok, allora, campo lavorativo, scelte. Scegliete cosa volete fare, oppure continuate a lavorare, eliminate un po' di superfluo, stupido, cose di cui non avete bisogno e iniziate ad accantonare soldi più velocemente. Se è questo il vostro obiettivo, non ve lo consiglio, ma va bene. Ok, lavorate meno e vivete di più da oggi. Trovate soluzioni ai problemi. Soluzione è vado verso, come faccio a licenziare? Scrivo una lettera di licenza. Come faccio? Lo faccio! Ok, e questo è uno. Ricordi affettivi, relazioni affettive? Anche, ma non solo. Ai vestiti poi è veramente facile staccarsi. No, ma c'è di più. Persone alle quali voglio bene, cosa penseranno di me? Soprattutto per chi è giovane. Cosa penseranno di me? E poi poverini. Chiedete a Simona dei suoi genitori, stamattina ci leggeva il messaggio di suo padre dopo 2 anni. Ancora tutto bene?
Come dire, un giorno di questi mi risponderà no, io ho già la risposta pronta. Te l'avevo detto! Hai tenuto il conto alle caglie? Eh? Qualcosa da parte per te, casomai non andasse bene lì? Il padre di Simone. Ok. I genitori, i compagni, le compagne, i figli. Ricatti affettivi. Che sono, secondo me, l'ostacolo, uno degli ostacoli. Uno degli ostacoli più grossi sono, no? I ricatti affettivi. Cioè, affettivi. Il lavoro, secondo me, è una cosa che uno, nel senso, se ne libera abbastanza facilmente. A parte non è uno, se ne libera abbastanza facilmente. Però le cose affettive sono le cose che... Dipende se fai il lavoro che ti piace tanto, con dei tuoi amici, dipende se fai il lavoro che ti piace tanto. Quella è già una scelta, non sai. Se è questo il punto, non sai quella che dice il lavoro mi pesa. Se è così, il lavoro non mi pesa, il lavoro mi piace. Io lavoro, parlo del lavoro, c'è la schiavitù volontaria fatta per le cavolate, come diceva lei prima. O per le ferie. L'altro non è il lavoro. L'altro è... E fare le cose, azione, fare, no? Io la vedo così. Però il legame affettivo è quello che è molto, secondo me, è molto più duro da decidere, no? Capisco. O da, nel senso, o da far la comprensione dell'altro, creare comprensione dell'altro. Quando c'è un legame affettivo è difficilissimo. Mi spiace, non abbiamo questo potere sugli altri. Ah, sì. Per questo che vi ho detto, dentro. Ma se è la moglie e il marito, lasciamo fuori i figli un attimo, se è la moglie e il marito e io mi sono resa conto che dopo 40 anni, 30 anni di una determinata vita, oggi i miei bisogni sono diversi, cioè sono diversi nel senso che ne do, proprio perché mi sono risvegliata dai condizionamenti ricevuti. Perché i condizionamenti non sono qualcosa di sbagliato in sé. Il fatto è che noi non li mettiamo più in discussione. Ce li hanno dati e oramai sono degli assunti. È verità. Ad un certo punto ci risvegliamo, lampadine, tin, 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 tin. Ma forse non era quello che volevo io, eh. A me avevano detto devi guadagnare, devi essere indipendente, devi cosa, non devi chiedere niente a nessuno. Io l'ho fatto fino adesso, però cacchio, non è quello che volevo dire. Non è che mi soddisfi più molto. Mi sacrifico? Come fanno? Io lavoravo con i miei genitori fino a 40 anni, che avevano una catena di negozi. E a me è piaciuto fino a 40 anni, giuro. Per me andare a lavorare era una meraviglia, mi divertivo, mi piaceva la gente con la quale stavo. Ad un certo punto è cambiato qualcosa nella mia vita. Ma i miei genitori come fanno, poverini? Devono assumere delle nuove persone? Che non è possibile. Non è possibile. Poverini, hanno fatto tanto per me fino a questo momento. Pensa. Non ho neanche dovuto cercarmi un lavoro, ce l'avevo già lì pronto. Come faccio a dirgli che cambio vita? Per me è stato anche come faccio a dire vado via da Milano e vado in campagna. 40 km di distanza. Wow! La loro bambina, 40 anni, se ne va da Milano. Mio padre aveva comprato le case vicine. Nello stesso quartiere, 100 metri, ci salutavamo dal balcone. Ok. E non ce l'ho mica fatta, ragazzi. Mio padre ha detto, va bene, vuoi andare in campagna? Va bene, vendiamo tutto, vengo anch'io. E io non sono stata capace di dirgli di no. Ha preso una casa, 800 metri. Piscina. Parco e non sono mica stata capace di dirgli no, fa era bella. Cazzo, era bella. Poi gli amici si divertivano a venire a provare. Peccato che mio marito non era molto devoto. Io ho contentato il padre, non mio marito.
poi mi sono separata, non so se è perché. Forse perché io la sera, anziché stare con mio marito a quel tempo a vedere la televisione, pulivo i fornelli d'acciaio bellissimi e dovevano essere splendenti, perché io sono una maniaca dell'ordine e passavo le serate a pulire. Forse questo? Forse davo priorità sbagliate? Gli affetti, che posizione occupano nella nostra vita? Come mi pongo con gli altri? Vi ho parlato di genitori, vi ho parlato di marito con il quale ho fatto due figli, soprattutto allora. Per cui è importante. Hai girato 40 minuti dal mio. Che cos'ero in quel momento? Chi ero io? E non sapevo dove dovevo andare, se dividermi fra i miei genitori, mio marito, il lavoro, mi piace, non mi piace. Ok, ordine, dentro di noi. Cosa voglio per me? Ma sei egoista? No! La vita me l'avete donata. La vita è un dono, i nostri genitori ce la donano, noi la doniamo ai nostri figli e loro ne facciano un po' quello che vogliono. Ma come fanno a farne quello che vogliono? Perché avete così difficoltà? Perché forse per troppo tempo qualcuno ha scelto per voi? Voi neanche lo sapevate. Separiamo la nostra vita in aree e iniziamo a lavorare su queste aree, non per lavorare all'esterno, per lavorare all'interno. Iniziamo a comprendere che i tre bisogni principali, prioritari, sono bisogni biologici, bisogno relazionali e di autorealizzazione. Quando io ho soddisfatto questi tre, sono là, sono nel mio benessere e all'interno di quel benessere cosa ho fatto di queste aree della mia vita? Ci hanno incastrato in regole, risvegliamoci e stabiliamo le nostre regole. Torno a dire, non ce n'è né di giuste né di sbagliate, ci sono le vostre regole, per voi. Okay, io adesso mi fermo e dite voi. Ti chiedo una cosa a me, parlare di priorità, come, quale può essere il modo giusto di cercare di mettere insieme le diverse priorità all'interno di un gruppo? Nel senso, ovviamente io ho le mie priorità, lui ha le sue, cioè, se dobbiamo vivere insieme, come se ci sono qualche indicazione per cercare di metterle insieme, non so come dire, anche solo, non so, esercizi o cose su cui lavorare. Non direi che c'è un esercizio. Ti direi qual è la priorità di ognuno all'interno della scelta. Allora, io ti faccio questo esempio. Io veramente non sono più quella dei lavandini, dei fornelli puliti, ma nella mia natura che mi sono creata c'è l'ordine. Io vi garantisco che qui non c'è ordine, mai, non adesso perché ci siete voi, che siamo in tanti, non c'è mai. È una cosa cronica. È cronica. L'unica camera fatta è la mia, il mio letto è l'unico fatto, poi mi prendo per il culo perché ho misuro la pendenza della camera. E quello è il mio eccesso. Qual è la priorità fra comunità e ordine? Io passo davanti a quella sala dove giocano i bambini tutti i giorni. Credo che in 2 anni ci sarò in quarta 10 volte. A me fa star male. Io
quel disordine per me è veramente tanto. Io la mattina quando scendo e vedo roba su tutto il tavolo, per me non è risvegliarmi e aprirmi a una nuova giornata di pulizia nel presente. Posso incazzarmi, per me è una priorità l'ordine. Ci ho provato, non ho ottenuto niente. Posso andare a confrontarmi nei cerchi emozionali, l'ho fatto. Ad un certo punto qualcuno mi ha detto: ah, ma potevi dirlo che per te il problema era l'ordine. Non lo sapevo. Cacchio, non conosco da un po' di anni, ma va bene. Ho provato a parlare di valori. Cosa vuol dire per me ordine? Per me ordine fuori, ordine dentro. È pulizia. È rispetto. Perché se io pulisco la casa quando arriva gente, e sono d'accordo, a maggior ragione vorrei che si pulisse nel rispetto nostro, non dell'apparenza. Questo è il mio concetto, non è giusto o sbagliato, è il mio. Ho ottenuto risposte, sì, no, forse qualche momento, dipende. Comprendo che i bambini hanno bisogno del loro spazio. Comprendo che i bambini sono ordinati per natura, perché sono schematici, hanno bisogno di riti, ma evidentemente sono stati condizionati al non ordine. Per cui comprendo che i bambini lasciano in disordine. Bene, cosa posso fare allora? La mia priorità può essere loro. Metto sul piatto qual è la mia priorità, il mio valore, ciò che io ho dalla comunità. Questa scelta di vita è più importante di me. Quando arrivo ad un eccesso per me e per gli altri no, io metto in ordine, perché loro vivono bene nel disordine. Scusa, sulla comunità ci sono delle regole. Non ci sono, noi non abbiamo regole, noi andiamo in responsabilizzazione. Va bene. È diverso. Sai perché non ci sono le regole? Avere regole sull'ordine. Perché le regole. Avere regole sull'ordine comunque sarà bene. Ragazzi, io vi capisco. No, no, ma ragazzi, aspettate. È di nuovo una questione. L'ordine trovi tutto. Aspettate. Siete in una centratura solo ed esclusivamente su di voi. Le regole portano alla ribellione dalle regole. Se io posso, lo sappiamo, possiamo fare una lista, il lunedì lava i piatti la Gabriella, la sera questo, lista, però considerate che siamo una piccola comunità, non siamo una centratura. Proprio okay. Quando si è in meno, e quando si è meno che è più, c'è più casino, Quando si è in tanti invece perché c'è più ordine. Perché in tanti ci sono le regole. Le regole hanno anche bisogno di un organo di, come dire, che castiga, che da qualche parte. E se uno va fuori dalle regole, cosa gli fai? Lo punisci? Onestamente, io da vivo nel mio piccolo, lavoro nell'azienda di famiglia. Ognuno aveva nel proprio reparto di macchine utensili, aveva il suo isoletta felice, un casino micidiale. Ho dovuto delocalizzare il tutto per avere un po' di ordine, adesso si lavora meglio. Ok. Tutto questo è. Allora, ascolta. Io ti capisco e ti dico, hai ragione, a un determinato livello, a livello umano, noi qui mettiamo al centro la persona, il senso dell'essere e la crescita e la responsabilizzazione di ognuno. Se io non abito il bambino da piccolo a non sentirla come regola ma dall'esempio, allora io vi posso dire che Pietro non sempre, io gli faccio, a lui faccio sempre il letto,
ci sono stati dei giorni dove la rive, sono tornata, Pietro mi ha messo sulla scrivania un biglietto, non mi sono rifatto il letto lì, perché tu fai tante cose per me. Ragazzi, per me quello, tutto il disordine, è stato cancellato, è stato allora, è qui, lei ha parlato di quali sono le mie priorità. Se mi fai questa domanda, se mi dici è giusto, ti do ragione, è giusto quello che mi hai detto, è giusto avere le regole. Io non ragiono sul termine, sulla bussola di matrigna cultura, io ragiono sulla bussola di matrigna cultura. Okay. In buon senso, no. Ma io non discuto che sia giusto, vi sto dicendo quelle che sono le vostre priorità, ragazzi, non sto dicendo che siano giuste le mie. Le mie, quello che io scelgo di fare è utile per me. Quello che di cui vi sto parlando è conoscete voi stessi per fare la scelta giusta, per fare la scelta, perché le scelte, se io conosco me stessa e sono rigida come lo sono stata, non chiedevo a nessuno di pulirmi i fornelli. Ma ho perso il tempo di relazione. Ve l'ho portata come esempio, perché la mia priorità erano quei fornelli e quell'ordine, svegliarmi la mattina così, col fornello pulito. Nel frattempo ho perso il marito, che andava con le altre donne. Posso fare un esempio per vedere se riesco a capire con lui queste le radici venete, che magari parliamo una lingua. Diciti. Sì, io sono di Verona, quindi confine. Ah, no, devo d'amore, botte. Allora, io al momento vivo da sola, quindi non devo confrontarmi con nessuno su regole e non regole, ci sono le regole, sono non le regole. Quello che faccio è quello che decido di fare. Stile di vita tuo. Eh? Il tuo sì. Stile di vita. Allora, in linea di massima preferisco avere la cucina e il bagno in ordine, perché è meglio così, perché mi ci trovo a mio agio, perché è meglio quando torno a casa dal lavoro trovare le cose al posto giusto ed avere già i piatti puliti e tutto. Però nel 50%, così per dire una cifra che non vuol dire niente, cioè adesso che non è una statistica dei casi, mi capita di capire che ho delle cose più importanti da fare, per cui quando mi alzo la mattina faccio colazione in fretta, mollo lì tutto e me ne vado. E questo va avanti da quando avevo 20 anni, e quando torno la sera mangio e lascio il piatto, e il giorno dopo, quando ero all'università, così ci accumulo vicino un altro piatto e accanto ci sono i libri che sto leggendo, sottolineati con il libro degli appunti. È vero che è disordinato e quella parte mia di testa simile a Gabriella, se ci penso trovo che non va bene, però ci sono delle altre cose importanti da fare, e siccome in questo momento sono da sola, aspetta, così mi va. Questa stessa situazione ce l'avevo quando vivevo con 8 persone e avevo 20 anni, però avevamo 20 anni e 20 anni è facile avere gli stessi ritmi, per cui avevamo il periodo in cui il tavolo della cucina non c'era posto per mangiare e il periodo in cui cucinavamo. Chiuso, ma ritorno al punto di adesso. Quello che io mi chiedo, e una delle cose su cui sto ragionando in questo periodo, è: ma se io decido di dividere la mia casa grande in questo momento, vuota, perché tutti sono andati per loro destinazione, dividere con qualcun altro, dov'è che vado a cercare la mediazione? Perché se io faccio la mattina in cui ho qualcosa di importante e lascio tutto in disordine, la sera in cui sono stanca e non metto in ordine, magari a lei dà fastidio e viceversa. Però io parlo dal sapere che io per prima non ho una regola, ho un'onda che va. E questo, e vi faccio, adesso lei ha fatto questo esempio, io vi dico quando Antonio è venuto a vivere da me, che vivevo da sola in 200 rotti metri quadri di casa, ho dovuto svuotare gli armadi. C'è stato il suo spazio per il lavoro, che il suo ordine è diverso dal mio. Come faccio a gestire? La priorità in quel caso è facile, è l'amore. Cazzo, se è facile l'amore. I primi sei mesi! Fermi! È l'invaghimento! I primi sei mesi!
e dopo mi inizia a rompere i coglioni perché hai cumuli di vestiti lì sullo servomuto che serve per spogliarsi la sera, non serve per l'accumulo. Soluzione, uno da parte, uno dall'altra. Ecco, bravo, bravo. E questo va tutto bene, va tutto bene. Nell'amore va tutto bene. La comunità è amore. La comunità non è solo innamoramento, ed è qui l'altra cosa. Noi pensiamo di saper amare, noi ci innamoriamo. Amare è crescere assieme. Amare è un passo dopo l'altro. Amare è agito. Io ho fatto i primi anni della mia storia, per cui si parla di 20 e rotti anni fa, ho fatto un corso. L'amore come arte, l'amore come dono. L'amore come arte, l'amore come dono. Non si è presentato nessuno. L'ho ripresentato diverse volte l'anno successivo. Non l'ho mai messo in atto. Il terzo anno uguale, alla fine ho detto basta. Tutti gli altri corsi mi funzionavano alla grande, eh? E allora sono andata in giro, ho fatto un'intervista, ho detto scusate, ho fatto questo perché... Ma perché noi sappiamo amare! Sapete come l'ho cambiato il titolo? La seduzione. Certo, ho fatto 22 riedizioni. Pieno! C'è una scuola di cambiamento dei titoli dei workshop quando non funziona. C'è una scuola, sì, è vero. È conoscere le esigenze della gente. Questo è il punto. Ma torniamo noi. Priorità. Grande cappello. Vision. Cosa sto facendo, perché lo sto facendo, quando sono là, come mi vedo in mezzo alla gente o mi vedo da sola, mi vedo sorridente, mi vedo ad abbracciare. Poi io vi ho aggiunto, vi hanno fregato il pezzo di torta, ve l'ho aggiunto, quello è la torta, il disordine, qualunque cosa sia. Ma è normale! Ma è assurdo pensare alla casa del mulino bianco, sì, dove anche la gallina non sporca. E i bambini sono perfetti dalla mattina alla sera. E i genitori sempre sorridenti. Valle. Felicità. Ok. Le tue priorità, se riesci a comprendere quelle che oggi sono le tue priorità nella tua vita, da single o da persona in coppia. E queste sono le tue priorità. In che cosa sei disposta non a cedere? Perché si tratta di scelta. Se le chiamiamo se io rinuncio all'ordine, è una cosa che mi pesa. Se ho una scelta, non mi pesa. Il mio cervello, se gli dico sto rinunciando all'ordine, sto rinunciando a qualcosa che per me è importante. Se si forma una coppia, uno di Milano, uno di Roma, sistema. Roma è un grande dirigente, lui. Lei, Milano, segretaria, poco stipendio basso. Stanno assieme per un anno. Ma dai, adesso mettiamoci assieme, sposiamoci, condividiamo, che chi va via, dai, io guadagno di più, per cui è meglio che tu venga via. Io ho sentito persone che dopo 4-5 anni mi hanno detto, faccio la mediazione anche di coppia, ma io per lui ho rinunciato. Ragazzi, se è una rinuncia, non fatela. È una scelta, in quel momento era più importante l'amore che il tuo lavoro. Hai considerato il lavoro non prioritario, ma questo non vuol dire che non fosse importante per te.
se hai rinunciato a quella che tu chiami indipendenza, possibilità di crescita, di realizzazione nel mio percorso lavorativo, di qui di là, non farlo. Come ha detto lei, le priorità cambiano nella vita. È il momento di cambiarle, forse nel momento in cui scegli di andare a vivere in comunità e non di vivere da solo in due. Forse queste priorità, o forse no, ma non sono certo io a potertelo dire. Quanto vale per te una determinata cosa rispetto all'altra? Questo è il senso. È da qui che parte, dalla scelta che io faccio. Scusate, ti ho risposto? Sì, grazie. Una cosa collegata all'ordine rispetto alle scelte, che io sono una disordinata cronica e ho capito che probabilmente non potrò mai essere ordinata, però quando vivevo in comunità gli spazi comuni erano sacri, per cui io li mantenevo in ordine e mi sentivo molto frustrata a stare tutto il giorno a mettere a posto, a pulire tutte queste cose. Dopo aver vissuto pertanto in comunità diverse, non ce la facevo più, mi sono presa uno spazio di un anno di vita da sola. E adesso mi rendo proprio conto, lo sapevo, però è bello perché ci vedo proprio tutti i passaggi, di come tutte le cose che lascio in ordine io, eccetera, mi occupano ancora più tempo, perché prima magari arrivavo a casa, dovevo scaricare la macchina, c'era qualcuno che magari mi dava una mano a scaricare la macchina e siccome gli spazi erano pochi, mettevo già in ordine. Adesso accumulo perché ho altro da fare, perché poi devo cucinarmi il pranzo, la cena, pulire i piatti e tutto, quindi le cose sono ancora di più rispetto a quelle che erano, che magari mi sentivo frustrata perché ero sempre io a lavare i piatti, insomma, però magari qualcuno mi aiutava a scaricare la macchina. Ti sentivi frustrata secondo te per rispondere a lui, che sul lavoro è un altro obiettivo, Casa mia, quello che non c'è non fa casino, Ok, non c'è niente. Il lavoro ha una finalità. Il lavoro, se stiamo nel sistema, deve essere redditività, per cui funzionalità, per cui l'ordine è il tempo e denaro e non possiamo mica perderne troppo a cercare. Per cui ti capisco, ti comprendo e condivido anche. La domanda che ti faccio è, allora, primo hai detto una cosa che se modifichi ti è utile. Non è vero che tu non sarai mai ordinato, non potrai mai essere ordinato. È una tua libera scelta. Tu puoi fare ordine come puoi non farlo, e l'hai dimostrato. No, mi sto educando, cioè è un mio percorso. È quello che tu vorrai fare. Esatto. La domanda è, questo, però ti stava sull'anima, ti pesa il fatto di fare ordine? Qual era la motivazione per cui tu ti sentivi frustrata dal fatto di fare ordine? Perché quella, di quella te ne sei resa conto e non ti sei, questo è molto importante, e non ti sei resa conto in quel preciso momento del che cosa c'era dall'altra parte, perché noi siamo abituati a osservare il dente che ci fa male, non ciò che va bene, Questa è la nostra natura, non natura umana, natura condizionata. Ciò che non va io lo rilevo subito, perché parliamo di celebrazione. Celebriamo ogni cosa di bello che accade nella nostra giornata, non vita. Per cui, secondo te, cos'è che ti rendeva così pesante quell'azione che tu facevi? Beh, vabbè, io ero arrivata ad un limite, nel senso che bene o male, girando per le comunità, la prima cosa che facevo era mettermi a servizio dove serve. Per cui quello che serviva era proprio lavare i piatti, riordinare, eccetera. Ok, ascoltati di nuovo. Aspetta. Ho fatto una terapia d'urto. Ok, non è terapia d'urto. Forse in alcune comunità chiedono questo. Ma tu hai usato un termine, ricordatevi che il vostro cervello è una macchina perfetta. E si riceve il termine servizio. Come si sente
il servitore è questo. Se tu dici io mi metto al servizio, che messaggio stai mandando a te? Beh, oddio, l'ho sempre utilizzato il proprio fatto nel che termine del dono. Okay. Cioè, allora chiamalo dono se è servizio. Se per te è uguale, chiamalo dono. E non chiamarlo servizio. Dimmi come ti senti adesso, se tu dovessi rientrare in un'altra comunità. Come ti senti se dici dono, la mia presenza e le mie mani? Sono al servizio. Fallo come ti senti dentro. Ascoltatevi. Non può essere la stessa cosa. Anche se la mia idea di servizio è dono. Ma perché lo chiami di servizio allora? Non imbrogliamo noi stessi. Non è così. Ma io dico devo andare a lavorare così per abitudine, però sì, lo so che si dovrebbe dire voglio. Ma lo uso così. Ok. Il linguaggio è il click al nostro cervello. Se noi mandiamo i messaggi giusti al nostro cervello, il nostro cervello ci rimanda le risposte che vogliamo. Il nostro cervello è una macchina perfetta, ma se gli mandiamo i messaggi sbagliati, non siamo così scollegati parte destra e parte sinistra, eh? Cioè, ci sono le connessioni. Olos. Allora, iniziate ad osservare. Io faccio il counselor. Per me il linguaggio è la lampadina spia della persona che ho di fronte. Perché noi parliamo con ciò che non lo so come, sì, disagio, sì, male come, è un peso sullo stomaco. Cos'è che non state digerendo della vostra vita? Il linguaggio è il messaggio. E anche dei submessaggi, sottotitoli, invisibili, o in una lingua che non conosciamo. Andiamo a conoscere questa lingua, andiamo a conoscere noi. È importante, usciamo da un sistema in cui il servizio è servizio. Ma lei l'ho imparato in comunità, questo termine. Mi spiace per chi ha fatto... No, e poi l'ho trasformato nel senso che l'ho vissuto in un modo diverso, ce l'ho messo questo punto. Prima cosa dicevi, la scelta non è, cioè una rinuncia non è uguale a una scelta. E io condivido questa cosa che è importante nel linguaggio che usiamo, però hanno un peso che non è dato dal significato linguistico sul dizionario, ma la cultura che c'è intorno. Però anche a me sembra che alcune di queste parole, tipo rinuncia, sacrificio, servizio, a me non sembrano parole. Perdonami qui, lo so, perdonami, tu vieni da una fede cattolica credi, e io ti posso dire, senza negare niente di quello che tu dici, ci dicono anche che questo è una valle di lacrime. Perdonami, no. Ma per me è interessante, perché anche tra cattolici ne discutiamo. Perché io insisto, per me è una devianza oltretutto della Chiesa, non della religione in sé. Questa non è una valle di lacrime per andare a godere in un futuro, ma semplicemente è la vita, e dalle difficoltà noi cresciamo. E io sono partita dicendo amiamo le difficoltà che la vita ci propone, perché la vita è il creatore, Dio, chiamala come vuoi, il termine non mi interessa, è ciò che si riflette su di noi. La vita è sana, la vita è bella, la vita è meravigliosa, se voi per felicità intendete non avere niente mai che non va bene. Questa è pia illusione,
la felicità è fatta di movimento, la felicità è il giorno e la notte. Per cui la sofferenza fa parte della nostra vita, il sacrificio no. Il sacrificio è culturale. La prigione. Per cui io scelgo di fare una cosa e non faccio alcun tipo di sacrificio. Se per me andare a messa la domenica è un sacrificio, meglio che non lo fai. Però se scelgo una cosa, per forza rinuncio a qualcos'altro. Non è vero. Hai apportato un cambiamento nella tua vita. Io fino a ieri ero felice di portare a casa un tot di soldi. Ad un certo punto ho fatto una scelta, volevo tempo e ho scelto di lavorare 20 ore, invece 40 ore al mese e tenermi tutto il resto del mio tempo per cercare un casale. Cioè ho scelto di, ed è quello che vi proponevo, io ho scelto di guadagnare quanto era necessario per la mia vita dignitosa, cioè pagare l'affitto, pagare le bollette, mangiare e mettere la benzina per andare a cercare il casale. Ho scelto che all'interno di questo Antonio non lavorasse perché il suo lavoro era un altro. Ho lavorato per avere questi soldi per accelerare i tempi per trovare il casale. Ho rinunciato a 2000 euro al mese? No! Ho scelto un'altra cosa. Questo è il senso. Perché deve essere una rinuncia? Rinuncio ad andare al ristorante? No! Scelgo di stare a casa con Antonio e fare magari a lume di candela. Scusa, posso aggiungere qualcosa a quella frase tua che hai detto, mi ha colpito, se scelgo una cosa per forza rinuncio a qualcosa. Se pensiamo così, se tu scegli una cosa non solo rinunci a qualcos'altro, ma se tu ti fissi su questo, ogni volta che scegliamo una cosa rinunciamo, se vuoi chiamarlo così, a tutto altro che ci cerca, a tutto i miliardi e miliardi di altre cose, di possibilità che dovresti fare. Quindi pensando così potremmo essere infinitamente tristi tutto con il tempo, con una scelta hai fatto tutte le rinunce, rinunciamo a una cosa ma a tutte le altre cose che avremmo potuto tutti in altri termini, se scegli un compagno rinunci a tutti gli altri uomini. Ma se scegli un compagno rinunci a una parte della tua libertà, perché quando tu scegli di stare, no, ma non sto parlando, allora se io vivo da sola e esco tutte le sere non devo dire niente a nessuno. Se io ho un compagno anche che vive distante da me e siccome la sera magari mi chiama, non mi trovo, io l'avviso: guarda che stasera esco, non mi trovi, ci sentiamo più tardi, non ci sentiamo più. Ho rinunciato, secondo questo senso, alla mia indipendenza, non avviso niente a nessuno. No, è una mia libera scelta. Potrei farlo? Sì. Scelgo di non farlo perché è di nuovo come la comunità. Cosa aggiunge? Di che cosa arricchisce la mia vita? Non perdo niente, ho arricchito, è un arricchimento, è una forza. Ragazzi, in coppia e in comunità, io parlo della coppia, è come se lì ci fosse un cestino. Io ho 10 caratteristiche meravigliose, okay, stupende, cosa? Lui ha 12. In quel cestino abbiamo 22 a cui attingere. In comunità, se uno ha 5, uno ha 8, una e sta dando il 100% di sé e lo mette lì in mezzo per la comunità. Non mi interessa se io ho dato 12, lui ha dato 5, tu 22 e l'altro 8. È lì a nostra disposizione, è ricchezza. Allora siamo arrivati qui, l'unica che poteva fare corsi ero io. Era l'unica che poteva apportare qualcosa di economico all'inizio.
allora cosa avrei dovuto dire? Ma cacchio, entrano solo i miei soldi, lavoro solo io, e allora? Ma no, gli altri mi permettevano di fare quello che io facevo, e attraverso il loro impegno e attraverso la cura della cucina io sono qui, ma altri sono là. E mentre gli altri sono là, l'altro si può permettere di far quello. È l'organismo che si muove, ogni cellula contribuisce al resto. Se io muovo le mani, nel mio corpo si sta muovendo tutto. È tutto attivo e presente, è un'unione. E ce ne rendiamo conto quando ci fa male il ditino del piede sinistro. In quel momento ci manca qualcosa. Provate a lavorare senza il pollice, poi ci abituiamo. Ogni elemento è ricchezza. Cos'è più importante, il pollice o il ditino là? Il pollice. Ecco, vedi. Dipende da che fa. Però se ti fa male il pollice. Ma se ti fa male là è ok, camminare 30 km al giorno? Devi camminare 30 km al giorno. Hai capito? Se sei un portatore minimalese, vai. Non c'è niente di più importante. Siamo perfetti così come siamo. Poi ci siamo anche elastici, in movimento, non possiamo essere rigidi, perché la canna si spezza. La staticità poi non esiste. L'albero lo abbassa il vento, e chi viene da Genova, da quelle zone lì, vede anche gli alberi che sono piegati così e poi risalgono. Sono mica morti, sono alberi che hanno seguito il vento, la natura. Forse alle volte sono stati vinti dal vento, ma in quel preciso momento poi ricrescono e vanno verso il cielo di nuovo con le radici a terra. È importante che abbia quella gota. È meno bello di quella pianta che ha il tronco bello, rigido e dritto. Forse no. È meraviglioso così com'è, anche con la sua forma. Ma anche meno con la vita del settaglio. Io non so mai l'ora perché non portiamo orologio, ci fermiamo un quarto d'ora. Ci rivediamo qui fra un quarto d'ora. Allora è un canto. 11. Sono un po' di tutto, cioè faccio il cancro, faccio il coach, facilitatore, mediatore familiare, relazionale, bello. Coppia, famiglia, sì. Bambini. Il mediatore familiare è una cultura del cancro. Un noi invece lì a... Perché ho bisogno di... E ti chiedo... È bello, vero?